Per quanto tempo questa scatola di lamiera è stata la casa di un anziano, fragile, con problemi a deambulare? Da quante settimane o mesi Pietro era chiuso in questo box, al freddo, abbandonato a se stesso? Versioni diverse sono sul tavolo di chi sta indagando, ricostruzioni dei protagonisti che si contrappongono sia nelle modalità che nelle tempistiche. Mi hanno messo lì, prima di Natale, ha raccontato il pensionato di 72 anni alla figlia Tamara dal letto d'ospedale, dove pian piano si sta riprendendo. Era dentro da un bel po', da prima di Natale. Da settimane, dalle festività natalizie, chi abita accanto alla casa di Pietro sentiva rumori provenire da quel box. Io dalla mia abitazione sentivo questi colpi ripetitivi. Noi pensavamo fossero dei lavori che stessero facendo in casa. Quella mattina lì, dopo i diversi colpi, io ho sentito un aprimi. Una storia terribile che ha portato in carcere la seconda moglie di Pietro e il figlio di lei, indagata l'anziana mamma che viveva con loro nella casa di Roncaglia. Il GIP nell'ordinanza di convalida dell'arresto dei due ha indicato un periodo temporale dal mese di novembre 2022. Da 3 mesi, quindi, secondo chi indaga, quest'anziano sarebbe stato abbandonato in un prefabbricato di lamiera di 7 metri quadrati, disteso su una brandina con un po' di pasta e acqua e scodelle per animali. Ricostruzione che gli indagati respingono, proponendo una versione diversa, parlano di una soluzione temporanea. Pietro sarebbe stato spostato nel box la mattina. Loro impegnati in commissioni e lui non in grado di restare solo in casa con scale e balconi troppo pericolosi per la sua incolumità, rinchiuso lì quindi solo per tutelarlo. Mi picchiavano, mi davano le botte. Mi davano le botte? Sì, Racconta Pietro l'inferno delle sue giornate. Mi fanno dormire qui, mi hanno cacciato di casa da mesi, ha ripetuto fin da subito tendendo le mani ai poliziotti che lo hanno salvato.